Scusatemi se c'è poca luce, ma oggi dobbiamo accontentarci di quello che ci offre il convento. Allora, qualche giorno fa, cioè per qualche giorno, ho messo dei sondaggi. E dei sondaggi sui cattivissimi che ho scelto io. Voi avete dovuto votare chi era il più cattivo. Il primo sondaggio è stato fatto sul cartone animato di Dragon Ball. E i due cattivi che ho scelto, i più cattivi di Dragon Ball, secondo me, Cell e Freezer. Secondo voi, chi ha vinto fra Cell e Freezer? Chi ha vinto questa sfida? Chi è il più cattivissimo? Stoppate il video e scrivetemelo subito qui adesso se non avete votato. Stoppa il tempo se avete scritto qualcosa. Se avete detto che ha vinto Freezer. Avete vinto. Se avete detto che ha vinto Cell. Avete vinto perché qui c'è stato esattamente il 50 e 50%. Avete fatto votato il 50% di entrambi, un pari merito, e quindi sono andati avanti nei sondaggi. Il secondo sondaggio riguardava un altro cartone animato, una delle eroine più famose di tutti i cartoni animati giapponesi, forse la più famosa, con i codini biondi, le più cattive di Sailor Moon. Ho scelto le due regine protagoniste delle ultime due stagioni di Sailor Moon. Erano le nemiche delle ultime due stagioni, cioè Nellenia, la regina Nellenia, e Galaxia. Sailor Galaxia. Stoppate e ditemi subito chi secondo voi fra loro due ha vinto. 1, 5, stop! Se avete scelto Galaxia, avete indovinato, perché Galaxia ha avuto l'83% con il 17% di Nellenia. Secondo voi Galaxia è più cattiva? Andiamo avanti con il terzo sondaggio che riguarda i Cavalieri dello Zodiaco. Ho scelto due cattivissimi veramente. A me piaceva tantissimo la serie di Hades, quindi ho scelto Hades e Lucifero. Secondo voi, fra Hades e Lucifero, chi ha vinto? Scrivetemelo. Se avete scritto Lucifero, avete vinto perché l'80% contro il 20%. L'80% ha votato che Lucifero è più cattivo di Hades. Altri due cattivi di un cartone animato che io adoro, adoro, è il top del top per me, Lady Oscar. E fra il Duca d'Orleans e Jean de la Motte, secondo voi, ditemelo adesso, chi ha vinto? Se avete detto il Duca d'Orleans, avete perso. Perché col 100% avete votato, addirittura il 100%, Jean della Motte. Mamma mia. Siamo arrivati, mi sembra, alla quinta sfida. Sì, 1, 2, 3, 4. La quinta sfida, ho scelto le due cattive di Lovely Sara, cioè Miss Minchi e
e la vigna. Chi secondo voi ha vinto fra Miss Minci e la vigna? Ditemelo adesso. Se avete votato la vigna, avete perso perché Miss Minci vince con il 57% contro il 43%. Il 57% dice che Miss Minci è più cattiva di Lavinia. La sesta sfida, sempre due cattivissimi dello stesso cartone animato, che un po' riguarda anche questo canale, proprio si chiama come questo canale, infatti il cartone animato è Giorgi. E tra il Duca d'Angerin e Irvin d'Angerin, secondo voi chi ha vinto? L'avete scritto? Se avete scritto Duca d'Angerin, avete vinto perché il Duca d'Angerin contro il 70, 25% di Irvin d'Angerin contro il 75% del Duca d'Angerin. Il Duca d'Angerin per il 75% di voi era il più cattivo di Giorgi. Nella prossima sfida ho scelto due cartoni diversi, però ho scelto due fratelli, cioè i due fratelli di Candy Candy, Neil e Irisa, contro i due fratelli di Millie un giorno dopo l'altro, Mary e Thomas. Secondo voi, fra Neil e Irisa, chi ha vinto? Chi è il più cattivo? Se avete votato Nile e Irisa, avete vinto perché Nile e Irisa col 71% è stato giudicato il più cattivo, la coppia di fratelli più cattiva contro il 29% di Mary e Thomas. Andiamo avanti. Sì, chi troviamo adesso? Troviamo i cattivi di Gem e le Holograms. Secondo voi, tra le cattivissime Misfit e Eric Raymond, il loro manager, chi è più cattivo? Come avrete votato? Scrivetemelo sotto nei commenti. Stop! Qui c'è un pari merito. Per voi le Misfit e Eric Raymond sono pari. Entrambi 50%. Un altro pari merito di cattiveria. Adesso parliamo di un altro cartone animato, un guerriero molto forte, con le sue stelle, insomma, Ken il guerriero. Tra Shin e Souther, secondo voi chi è stato dichiarato il più cattivo nei miei sondaggi? Votate, commentate. Se avete detto Shin, avete sbagliato perché ha vinto Souther. Il 60% di voi crede che Souther sia più cattivo. E ha vinto contro il 40% di Shin. Andiamo avanti. Un'altra sfida di un altro cartone animato. Streghette, questa volta sono delle streghette. Anzi, sono addirittura due cartoni animati. Noah di Bia la sfida della magia e Togenissia di Lulu l'angelo tra i fiori. Chi secondo voi ha vinto fra queste due cattive maghe? Uno, se l'avete scritto e avete scritto Noah, avete indovinato perché l'89% di voi dice che Noah è più cattiva di Togenissia. Scusate.
Esatto, e quindi vince con l'89% contro l'11%. Qui cominciamo la prima semifinale di questo sondaggio tra le Misfit, Cell, Neil e Irisa. Chi è stato, secondo voi, dichiarato il più cattivo? Misfit, Cell, Neil e Irisa. Le Misfit di Gemme le Hologram, Cell di Dragon Ball o Neil e Irisa di Candy Candy? Se avete votato le Misfit, avete perso perché le Misfit sono state le meno votate. Vince questa sfida Neil e Irisa. Andiamo avanti. Nella prossima semifinale troviamo Souther di Kenny il guerriero, Miss Minchi di Lovely Sara o Noah di Via la sfida della magia? Chi ha vinto secondo voi? 1, 5. Se avete detto Souther, avete vinto perché è stato decretato il più cattivo fra questi qua, tre. Andiamo avanti nella prossima sfida, la prossima semifinale. Abbiamo Freezer, Eric Raymond e Lucifero. Chi secondo voi è stato decretato più cattivo? Se avete detto Freezer, avete vinto. Perché è stato decretato Freezer. Il 50% di voi ha detto che Freezer è più cattivo. Eric Raymond di Gemme le Hologram ha avuto solo il 13%, Lucifero il 38%. Invece tra Galaxia, Jean de la Motte e Duca d'Engeri, chi ha vinto secondo voi? Scrivetemelo adesso. 3, 4, 5. Stop! Se avete scritto Galaxia avete vinto. Perché Galaxia 64%, Jean de la Motte 0%, nessuno ha votato Jean in questa sfida. Poi Duca d'Engeri 36%. Ragazzi, allora adesso andiamo a fare la finale per poi arrivare alla super finalissima dei personaggi che rimarranno. Vi dico già che in questa finale ci saranno anche il Duca d'Engeri e Freezer. Perché? Perché quando io ho aperto il sondaggio erano a pari merito con i cattivissimi, cioè Duca d'Engeri era a pari merito con Galaxia e Freezer era a pari merito con Neil e Irisa. Quindi io ho aperto il sondaggio, poi altri sono andati a continuare a votare anche i sondaggi vecchi e quindi ormai ho messo anche il Duca d'Engeri nel Cell in finale. La prima finale è tra Neil e Irisa di Candy Candy e Galaxia di Sailor Moon. Chi secondo voi ha vinto? Scrivetemelo adesso. 4, 5. Se avete scritto Galaxia avete perso perché col 78% hanno vinto Neil e Irisa contro il 28% di Galaxia. Nella seconda finale ho messo quattro veramente cattivissimi. Souther di Kenny il guerriero, Freezer di Dragon Ball, Duca d'Engeri di Georgie, Cell di Dragon Ball. Chi ha vinto secondo voi tra Souther, Freezer, Duca d'Engeri e Cell? Chi è secondo voi che è andato in finale
contro Neil e Irisa. Votate adesso. Se avete votato Freezer, avete indovinato. E infatti la super finalissima, e quindi per voi il super cattivissimo, e quindi la super finalissima si tiene tra Freezer contro Neil e Irisa. Secondo voi chi ha vinto? Chi è il più cattivo? Il cattivo dei cattivissimi, diciamo. Avete commentato? Il più cattivo che voi avete votato nei sondaggi, il cattivo dei cattivissimi è Freezer di Dragon Ball per voi. Quei sondaggi che ho fatto io, Freezer di Dragon Ball è il più cattivo dei cartoni animati. Almeno di questi di cui abbiamo fatto il sondaggio. Non lo so se vi è piaciuta la mia idea di questo video un po' diverso. Se vi è piaciuto, commentate con un fulmine. Se vi è piaciuta questa idea, commentate con un fulmine. Iscrivetevi al mio canale, lasciate like. Io adesso vi mando un bacio grandissimo, un sorriso ancora più grande e vi do appuntamento al prossimo video.